Se vi state chiedendo come sia possibile in Illustrator far scorrere un testo lungo un tracciato aperto o chiuso, siete nel posto giusto. Vediamo subito come fare in questa nuova lezione. Ciao ragazzi, sono Marco Gustoni di IllustratorStartup.com e del team di Grafigata. In questo canale pubblico ogni settimana un video relativo ad Illustrator, quindi per non perdervi i nuovi contenuti vi consiglio di iscrivervi al canale, vi consiglio anche di attivare le notifiche, ma soprattutto di dare un'occhiata ai link che metto nelle descrizioni di ogni video per scoprire i nostri corsi completi. Talvolta, quando si ha la necessità di dar vita a loghi, badge o a particolari effetti, può nascere l'esigenza di far scorrere del testo lungo un tracciato, lungo una forma, una linea curva o addirittura una cornice. Qui ho inserito proprio alcuni esempi e adesso vediamo un po' come replicarli facilmente. Prima di iniziare, però, vi ricordo che questa qui è una lezione che ho estratto direttamente dal corso completo Illustrator Startup e di conseguenza, se volete imparare davvero a utilizzare questo software, vi consiglio vivamente di fare un clic sul link in descrizione e acquistare il pacchetto completo che, fra l'altro, aggiorno con frequenza e che ad oggi conta 120 video lezioni. Bene, ma ora vediamo un po' come replicare questo effetto. Questo effetto che è possibile ottenere attraverso lo strumento testo su tracciato. Quindi andremo prima di tutto a creare il nostro tracciato sul quale far scorrere il testo e poi andremo a sfruttare lo strumento testo su tracciato che si trova qui esattamente sotto lo strumento testo. Vedete che tenendo premuto il tasto sinistro del mouse sopra questa icona si aprirà questo menu e qui in terza posizione troviamo lo strumento testo su tracciato. Quindi prima di tutto andiamo a creare un cerchio, quindi selezioniamo lo strumento ellisse, ci posizioniamo qui sotto e andiamo a creare un cerchio perfetto tenendo premuto anche il tasto Shift. Ora facciamo clic su questa freccetta che andrà a scambiare sostanzialmente il riempimento con la traccia, quindi andiamo a togliere il colore di riempimento e andiamo ad assegnare un colore di traccia nero. Ora supponiamo di voler far scorrere del testo lungo questo tracciato, quindi lungo la circonferenza di questo cerchio. Andremo a prendere quindi il nostro strumento testo su tracciato, ci posizioneremo qui in prossimità della traccia nera e andremo a fare un clic nel momento in cui il tracciato, come vedete, viene attivato. Quindi facciamo questo clic, in automatico Illustrator andrà ad inserire il testo segnapostolo rem ipsum, come vedete, e questo qui è il testo che abbiamo ottenuto su questo tracciato, ok? Ora, questo testo può essere chiaramente gestito come un qualsiasi elemento di testo, quindi attraverso, per esempio, il pannello carattere potremo andare a modificarne il font, la dimensione, eccetera, eccetera. Quindi supponiamo di voler aumentare, ad esempio, la dimensione di questo carattere, ok? Qui, come potete vedere, intanto è apparso un piccolo più rosso che indica che il testo, appunto, va oltre questo cerchio, va oltre questo tracciato, ok? Quindi una parte di testo sarà nascosta. Ora, vediamo che in prossimità qui dell'inizio e della fine abbiamo anche due linee verticali. Linee verticali che in realtà sono tre, una è qui in basso, ok? Quindi abbiamo sempre in qualsiasi caso, quando andiamo ad inserire un testo su un tracciato, queste tre linee. Cerchiamo di capire adesso a cosa servono, perché sono molto molto importanti. Allora, intanto abbiamo l'ultima, che è questa, che possiamo spostare verso sinistra così da non confonderci. Quindi abbiamo una, 2 e 3. La prima indica sostanzialmente l'inizio, quindi muovendola, come potete vedere, sto utilizzando lo strumento di selezione classico, ok? La freccia nera per intenderci, posso andare a modificare, quindi posso decidere dove far iniziare il testo. Possiamo decidere di far partire il testo, per esempio, da qui, ok? Quindi questa prima barra indica sostanzialmente l'inizio del testo sul tracciato. Questa indica la fine del testo, ok? Quindi possiamo far finire il testo qui, ok? Piuttosto che farlo continuare in questo modo. Mentre l'altra linea, quella che rimane sostanzialmente al centro della scritta, ci consente di andare a spostare il testo, come potete vedere, lungo il tracciato, quindi lo possiamo spostare e lo possiamo anche andare a inserire all'interno del cerchio, spostando semplicemente questa linea all'interno o all'esterno, ok? Quindi vi ricordo che la prima linea va ad impostare l'inizio del testo, ora l'ho spostato, l'ultima linea va a definire la fine,
E quella centrale invece ci consente di spostare il testo lungo il tracciato, ma anche di posizionarlo all'interno di quest'ultimo. Ok? Le stesse identiche opzioni le possiamo trovare anche all'interno del menu testo. Da testo possiamo selezionare testo su tracciato, opzioni testo su tracciato. Qui tra l'altro ne abbiamo altre, abbiamo la possibilità, attivando l'anteprima, di decidere degli effetti, ok? Effetto arcobaleno, effetto simmetria, nastro 3D, ok? E abbiamo anche la possibilità di capovolgere il testo, stessa cosa che abbiamo fatto prima manualmente. Poi possiamo decidere di allineare il testo sul tracciato in diversi modi. Come opzione standard di default è attiva la linea di base, ma possiamo anche decidere di posizionare il testo al centro del tracciato piuttosto che ascendente o discendente. Ok? Qui invece possiamo andare ad impostare la spaziatura fra i caratteri. Ok? Ora, confermiamo, anzi qui modifichiamo e torniamo su linea di base, ok, diamo l'ok e andiamo a vedere anche come andare a posizionare un testo su un tracciato aperto, perché ora abbiamo visto quanto è facile andare a posizionare un testo sopra una forma chiusa, possiamo farlo ovviamente anche con un rettangolo, un poligono o una qualsiasi forma anche creata con lo strumento penna, ok, creiamo una qualsiasi forma e sempre con lo strumento testo su tracciato possiamo andare ad inserire il nostro testo. Possiamo farlo ovviamente anche su un tracciato aperto, quindi selezionando ad esempio lo strumento matita, andando a creare una linea curva, possiamo prendere sempre questo strumento e andare a posizionare il nostro testo qui sopra. Quindi possiamo andarlo ad ingrandire e come vedete in questo caso appaiono sempre le tre linee verticali che indicano l'inizio del testo, la fine. E questo centrale invece ci consente di spostare il testo lungo il tracciato o di capovolgerlo. Quindi è tutto molto molto semplice. Ora vediamo un po' di andare ad applicare quello che abbiamo appreso, cercando di andare un po' a ricostruire questo logo di Starbucks, che come potete vedere ha due elementi di testo. Ora, per ottenere questo effetto, dobbiamo andare sicuramente a creare due cerchi ed andare a posizionare le scritte sopra. Vediamo subito come fare. Allora, andiamo a creare un'ellisse, prendiamo come riferimento questo logo qui sopra e andiamo a posizionare il cerchio qui, esattamente sotto la scritta Starbucks. Quindi togliamo il colore di riempimento, andiamo a ridurre il cerchio e posizioniamolo alla base di questa scritta. Ok. Ora prendiamo il nostro strumento testo su tracciato, facciamo un clic ovviamente sul tracciato appena creato, andiamo a cancellare tutto e a scrivere Starbucks. Ok. Ora non andrò a inserire il font corretto, utilizzerò un font qualsiasi, quindi andiamo a... Ma sì, dai, direi di mantenere il Myriad Pro per questo esercizio, quindi vado semplicemente ad ingrandire, quindi ad aumentare la dimensione del font. Ok, vado a modificare intanto la posizione del testo sul tracciato, quindi queste tre linee verticali le vado intanto a sistemare, quindi l'ultima la porto qui, vicino alla S. Questa centrale, come vedete, è stata ora posizionata al centro della scritta, la prendo e la sposto verso sinistra. Ora posso aumentare leggermente la dimensione del testo, vado a spostare quest'ultima linea che indica la fine del testo e direi che posso andare anche ad aumentare questo valore che si riferisce all'avvicinamento fra i caratteri, quindi lo sposto per esempio ad un 60, ok. Ovviamente, ripeto, non sto utilizzando e non sto ricostruendo in maniera fedele il logo di Starbucks, ma voglio solo mostrarvi come ottenere questo effetto. Ok, direi che il primo elemento testuale è a posto. Ora andiamo a creare il secondo. Il secondo lo possiamo ottenere allo stesso modo, ma dobbiamo creare un altro ellisse, perché il testo in questo caso, come vedete, è capovolto. Quindi come
Ctrl Command C, andiamo a copiare il tracciato con il testo appena creato, lo incolliamo, ok? Anzi, direi che possiamo anche incollarlo nella stessa posizione, quindi modifica, incolla nella stessa posizione. Andiamo un secondo a modificare il colore di questo elemento di testo, lo mettiamo giallo e andiamo semplicemente a spostare questa linea al centro, qui verso il basso. Ok. Ora andiamo a spostare, quindi a capovolgere il testo all'interno della forma, sempre utilizzando questa linea qui verticale. Lo portiamo al centro, andiamo a scrivere Coffee. E ora dobbiamo andare ad ingrandire semplicemente la forma. Teniamo premuto il tasto Option e poi il tasto Shift. Option ci consente di ingrandire la forma dal punto centrale e Shift di mantenere le proporzioni. Quindi la andiamo ad ingrandire e la portiamo alla base della scritta Coffee. Ok? Ora andiamo a ridurre ovviamente il carattere. Allora vediamo qua che carattere avevo utilizzato, un 41. Quindi anche qui lo portiamo a 41 e andiamo a spostare il testo lungo il tracciato. Ora, per essere sicuri di allineare correttamente il testo al centro del cerchio, spostiamo l'ultima linea, quella che indica dove dovrà terminare il testo, la spostiamo qui vicino alla lettera E. Ok. E dopodiché prendiamo il testo da questa linea centrale. E lo spostiamo. Ok? Prendiamo i due elementi, li spostiamo qui sotto. Ctrl Command G. E andiamo ad allineare il tutto, quindi allineamento in base alla selezione, orizzontalmente e verticalmente al centro. Ora questi due elementi li potremo anche modificare a livello di colore e li potremo anche convertire in tracciati, quindi testo, crea contorno. Ok? È tutto molto semplice, basta conoscere i giusti strumenti. Ora voglio mostrarvi come ottenere anche questo particolare effetto. Quindi qui siamo partiti sostanzialmente da una lettera qui, che ho già creato qui, chiaramente. Andiamo magari ad aumentare lo spessore, ok? Per far scorrere il testo attorno a questa lettera, dobbiamo prima di tutto andare a convertire l'elemento in contorni. Quindi tasto destro, crea contorno. Ora andiamo a togliere il colore di riempimento e ad assegnare un colore di traccia nero. Andiamo ad ingrandire un po' la forma e adesso andiamo finalmente ad inserire il nostro testo su questo tracciato. Ora, selezionando la forma e andando ad attivare lo strumento testo su tracciato, vedrete che Illustrator non vi permetterà di applicare il testo sul tracciato perché stiamo lavorando su un tracciato composto. Quindi, prima di tutto, dovremo andare a rilasciare questo tracciato composto. Per farlo, andiamo semplicemente a prendere lo strumento di selezione, tasto destro, separa. Tasto destro, rilascia tracciato composto. Ok, ora i due tracciati di questa chiocciola sono stati separati, quindi la parte centrale e la parte esterna. Ok, abbiamo due tracciati chiusi. Quindi dobbiamo andare ad applicare prima il testo sul tracciato, diciamo, esterno e poi su quello interno. Testo su tracciato, iniziamo magari da qui. Ok, andiamo a ridurre le dimensioni di questo testo. Andiamo un attimino a ripristinare il pannello, ok. Ora andrò semplicemente a prendere questo testo, lo andrò a copiare e ad incollare, così andrà a ripetersi lungo la nostra chiocciola. Ok, qui sfora, quindi vado a cancellare una porzione. Questo ovviamente è solo un esempio, ok. E dopodiché andrò ad applicare il testo anche lungo il tracciato interno. Quindi testo su tracciato, faccio un clic
e il testo verrà applicato. Ora qui dovrei andare ad aumentare magari il valore di avvicinamento fra i caratteri, ma direi che ci siamo. Quindi questo qui era il testo su tracciato. Vi ricordo un'altra volta che per approfondire il software ho preparato un corso completo, vi lascio il link in descrizione. Noi ci vediamo nella prossima lezione.